partire dall'uomo vitruviano nel segno dell'innovazione. Sul Liston, davanti al comune di Padova, nell'ambito della manifestazione denominata Digital Meet, installata una macchina, un simulatore di volo ispirata al celeberrimo disegno di Leonardo da Vinci, fine del 400, con le proporzioni della figura umana perfettamente inserite in un cerchio ed un quadrato a rappresentare cielo e terra, figura che viene automatizzata grazie al sapiente lavoro di ben 10 aziende, 2 californiane e 8 venete, come dire l'artigianato del terzo millennio, ovvero la capacità dell'imprenditore nostrano di costruire il futuro suo e della nostra società. Questo gioco è un simulatore di una tuta alare che utilizza però molteplici tecnologie. In realtà lo abbiamo usato come scusa per imparare a mescolare questo mondo innovativo e anche concretamente poi mettere in pratica quella che è la realtà virtuale, l'automazione industriale, l'Internet of Things e ovviamente la meccanica e l'artigianato made in Italy, che hanno contribuito in maniera egregia a fare questo prototipo su misura. Questo qui è progettato per tenere una persona fino a 90 kg, alta 1,90 m, ha delle forze in gioco e delle accelerazioni sui motori, quindi essendo una struttura in ferro ha un'elasticità, ci sono in mezzo dei cuscinetti che permettono lo scorrimento dei motori con delle chiavi, degli ammortizzatori sopra e sotto e ai lati, e poi tutta la struttura della base che permette appunto l'aggiramento nelle due direzioni sui due assi e consente la simulazione del volo. La cosa più bella è il lavoro che c'è stato dietro, ragazzi giovani e quindi cervelli che non sono in fuga ma che rimangono nel territorio, che mettono insieme la capacità della lavorazione artigiana con le nuove tecnologie. È davvero un bel progetto e un gran lavoro che ci sta dietro. Diciamo che la tensione all'innovazione ha sempre caratterizzato la storia della nostra città nei secoli, ma soprattutto oggi è un elemento per il nostro sviluppo economico, per cui noi siamo contenti di mettere a disposizione ogni spazio anche per sensibilizzare la cittadinanza rispetto a queste punte di diamante che offre il nostro territorio. Noi puntiamo all'alfabetizzazione verso cittadini, imprese e pubblica amministrazione. In queste ore in tutta Italia abbiamo 143 eventi legati al digitale e nei prossimi 2-3 giorni, e questo è un digitale che nasce dal basso, bottom up. Tanti giovani, abbiamo visto una innovazione che guarda al futuro ma che appunto, come dire, coglie il valore di quella che è la tradizione anche artigianale. Coglie in questo caso proprio con quello che abbiamo appena visto, l'uomo vitruviano, la metalmeccanica con la meccatronica con il digitale. Questo è il connubio ideale anche per proporre cose per il nostro futuro. Sì, sì.